Google Meet devo dire che sto quasi imparando a gestire, però non è facile, non avere il pubblico a volte è complicato, ecco. Non mi è facile definire il lavoro in tre parole, devo dire che è molto ampio e insomma è ricco di tanto, e per cui non mi riesce proprio di definirlo. Potrei dire che tocca tantissimi mezzi, tantissimi materiali, ha chiaramente un filo, diciamo, conduttore, però mi piace sperimentare anche non faccio ricerca sui materiali, però a secondo dell'idea, del pensiero che ho, chiaramente poi cerco materiale, il materiale giusto, e mi diciamo che sperimento anche magari dei materiali come il vetro o il bronzo, che appunto poi comportano anche una progettazione e anche una collaborazione con altre persone. Ecco. Mi piace definire il mio lavoro sempre da un punto zero, come se tutte le volte io partissi da zero. Come dicevo prima, c'è chiaramente un filo conduttore che è la mia attenzione a quella che è la condizione umana, a partire dalla mia e quella di tutti noi, per cui quando parliamo del mondo, quando un po' gli artisti parlano del mondo, parlano della loro attenzione, del loro sguardo e anche dell'ascolto. L'ascolto è molto importante, specialmente per me è importante anche perché è uno dei miei materiali diciamo preferiti, mi viene da dire, anche se non è il termine giusto, è il suono. E il suono è anche proprio il tendere l'orecchio, anche proprio l'ascolto del minimo, per poi arrivare a parlare di qualcosa di più grande. Questa potrebbe essere una definizione del mio lavoro, l'attenzione al piccolo per arrivare poi a quello che ci appartiene a noi, passando attraverso dei filtri, delle suggestioni, delle... È tanto il lavoro, ecco, sono tante le linee che poi ogni artista percorre, insomma, sicuramente con un occhio anche di riguardo, ma non solo perché lo si osserva di più, ma anche perché siamo cittadini del mondo, a ciò che succede, per cui a quello che è il contesto e la storia che stiamo vivendo, e adesso stiamo anche vivendo un momento, devo dire, epocale per tutti noi, ecco. Il titolo della mostra, io dico io, prende appunto spunto, credo da un testo poi di Carla Lonzi del 77, beh, autoritratto, è il primo libro, io l'ho letto ancora all'Accademia, e oltretutto anche perché io all'Accademia ho studiato con Luciano Fabbro, e per cui è stato uno dei testi, e anche con Iole De Sanna per Storia dell'Arte è stato uno dei testi fondamentali. Il parlare in prima persona, da una parte mi viene quasi da dire che è ciò che gli artisti fanno, al di là del genere, e poi se lo riporto al genere, per cui a noi donne, devo dire che sì, forse abbiamo sempre dovuto tenere un tono un po' più alto, cioè cercare di affermare in maniera forte il nostro essere, con le nostre idee, i nostri pensieri, e sempre più, cioè credo che non possiamo mai abbassare la voce per poterci non solo far ascoltare ma anche affermare. Nel mondo dell'arte, perché poi questo è il mondo del lavoro anche, diciamo, per cui con tutte le relazioni, devo dire che la mia, e parlo di una mia generazione, quando è entrata nel mondo dell'arte, forse ha iniziato già sull'onda di conquiste fatte appunto da donne, da critiche come appunto Carla Lonzi, che hanno in qualche maniera aperto moltissimo la riflessione, il pensiero, e Carla Lonzi era anche
una critica, una donna, una persona molto radicale, tantissimo, devo dire. Non ho mai letto altro di così radicale, devo essere sincera, però è indubbiamente grazie a queste voci che noi oggi forse abbiamo potuto affermare i nostri pensieri, le nostre forme, il nostro lavoro anche in età più giovane, devo essere sincera, perché se penso a molte artiste che hanno anche vissuto molto a lungo, ma hanno avuto una considerazione nel mondo dell'arte che è sempre stato prettamente maschile, in età anche molto, molto avanzata. Per cui io dico io, è sempre, sempre valido, sempre più, e non solo per quello che in questo momento, devo dire, purtroppo la società ci sta presentando. E, per cui non dobbiamo noi donne mai forse rilassarci, ecco, in questo, e per cui andare avanti è sempre un po' una battaglia per noi, ecco, forse dobbiamo tornare forse a una battaglia ancora più politica, ecco, più esterna, ecco. I say I, io dico io.